è capitato per parecchio tempo, quando camminavo sui marciapiedi, quando attraversavo la strada o camminavo in strada pedonale, dicendo, vedevo un camion e dicevo, speriamo che questo camion non mi metta sotto, perché è qualcosa di non controllabile, cioè rientra nella vita quotidiana di quanti noi. Chiunque può investire qualcun altro. È una paura ancora peggiore della bomba. Non sai da dove arriva, non sai quando arriva. E arriva nella nostra quotidianità, anche quando siamo da soli. Siamo da soli e passa un altro. È già sufficiente avere paura. Poi, che succede? Succede che un popolo dichiara guerra a questo signore con la barba, lo combatte e riesce pure a vincere da questa guerra. Nostro malgrado intendo l'Occidente, perché per ringraziarlo abbiamo fatto sì che la Turchia li invadesse, sto parlando dei curdi, e facesse carne di porco dei curdi, ma questo è il ringraziamento per aver sconfitto l'ISIS. E dopodiché succede? Appare un altro pericolo, diverso e ancora più incontrollabile, perché questa volta il pericolo viene dai nostri amici, dai nostri genitori, dai figli, dai coniugi, dal vicino di casa, dal collega di lavoro, dal passante, da quello che ci sta accanto in metropolitana o nell'autobus, può arrivare da chiunque. Ed è qualcosa che noi non vediamo. Non è un'auto che sta arrivando addosso a noi, da cui ci possiamo anche scansare, o qualcuno con un giubbotto un po' gonfio che potremmo anche cercare di allontanare. È qualcuno che è normale, tranquillo, che ci parla, che non mostra nessun segno di pericolo. Ed è il pericolo peggiore di tutti. Perché a quel punto noi sappiamo di non essere più al sicuro da nessuna parte. Ed è un livello di paura superiore. E per proteggerci a questo livello di paura superiore accendiamo qualcos'altro. Già con l'ISIS nessuno ricorda questo, ma la Francia è in stato di emergenza dal 2015. Noi ci siamo da due anni. La Francia dal 2015, da quando ci fu l'attentato al Bataclan, la Francia entrò in stato di emergenza. E i cittadini francesi hanno accettato quello stato di emergenza, che non è più finito, che si è trasformato in qualcos'altro. E noi accettiamo quel qualcos'altro perché la paura è diventata così alta e così incontrollata che siamo disponibili a accettare qualsiasi cosa, anche accettare che nostra moglie, il nostro marito, il nostro figlio, il nostro miglior amico venga emarginato, venga relegato da qualche parte, venga chiuso dentro casa senza motivo, gli venga tolto il lavoro. Quindi sì, non so se, come ho detto prima, io non ho la più pallida idea se questo virus è arrivato tra noi per dolo o per caso, ma quello che so è che è stata un'opportunità senza pari. E il meccanismo, non esiste un gruppo di persone che si unisce intorno al tavolo e stabilisce come sarà il mondo. Le cose sono troppo complesse per essere risolte in questa maniera, non funziona così. Però esiste la possibilità di creare un terreno, creare un humus di persone disposte a accettare qualche cosa. E anche questo è quello che fanno le agenzie di comunicazione. Creano un terreno, preparano la situazione in maniera tale che quando accade qualcosa, se accade quella cosa, improvvisamente le bocce si mettono tutte quante in fila e vanno tutte in buca. Io volevo ringraziare un attimo, fare un break, diciamo, terapeutico, nel senso, non so se avete visto il livello comunicativo che stiamo affrontando. Non ci sono offese, non ci sono discriminazioni, non ci sono paradigmi assoluti e soprattutto stiamo ragionando serenamente su un argomento che è un argomento che va dalla geopolitica alla filosofia
sfuggire alla notizia, no? All'informazione, senza offendere nessuno, senza urlare. Ora, una riflessione importante è questa: dove è finita la nostra informazione? Dove sono finiti i nostri giornalisti? E dove sono finiti, come ha chiesto prima Franco, dove sono finite le persone che hanno voglia di ascoltare soprattutto? Perché qui si tratta di questo, si tratta di tornare ad ascoltare non l'informazione, ma di tornare ad ascoltare noi stessi, ascoltare gli altri, ascoltare non il bisogno della tribù che arriva da 5.000 km di distanza, il bisogno di quello che ci abita a fianco, che noi non conosciamo, del bambino che siede accanto al banco con nostro figlio, con quello che viene incontriamo mentre passeggiamo per le città. E vi dico anche un'altra cosa, c'è una cosa importantissima che vi voglio far notare e che faccio notare a tutti quelli che ci chiedono: ma dovremmo essere di più? Voi siete quelli che non stanno resistendo, voi state esistendo, voi non state dando un messaggio di opposizione, voi state dando un messaggio di costruzione, voi state tornando a chiedere il rispetto delle norme, della Costituzione, dell'etica, della morale. Volete sapere quanti siete? Allora cominciate a contare quelli che non sono d'accordo con noi, che dicono di essere la maggioranza. Dove sono le loro piazze? Dove sono? E fatevi un applauso. Sono ormai mesi e anni che va avanti questo sfregio alla democrazia e alla Costituzione e non abbiamo visto una sola manifestazione di appoggio al governo. Non una sola manifestazione di appoggio al governo. Ecco l'informazione drogata, ecco quello di cui ci parlava Franco, ecco la menzogna continua. Loro sono la minoranza. Io ho una domanda, poi a voce non ho trovato una risposta. Fino al 2020 io vivevo molto indifferente alle notizie nel mondo mio, ma nel 2020 mi sono trovata risucchiata da tutto il mondo di pandemia, sono molto attenta alle notizie. Però nello stesso tempo ho anche un occhio critico perché cerco di trovare, fino ad adesso non ho mai visto la notizia della morte di un solo politico a livello mondiale da nessuna parte. Però mi viene una domanda: questo virus ragiona come il nostro governo con categorie di insegnanti, docenti, o non so che ha fatto qualche eccezione con il mondo dei politici, e se è così perché i politici non condividono con noi questo segreto, come se la cavano così bene che fino adesso nemmeno un consigliere comunale da qualche paesino, da qualche, non lo so, a livello da basso ad alto, anche un ex politico che ha 85 anni di età con patologie pregresse se la cava molto bene quando prende Covid. Siamo contenti del fatto che non siano morti i politici, non è che li stiamo tirando la morte. No, io dico, volevo interrompere questa cosa perché, allora, io spero che continuino a non morire i politici, anche perché ne vorremmo processare tanti, ma soprattutto che continuino a non morire i cittadini con la vigile attesa e quella cosa criminale che è la tachipirina per curare una malattia che loro dicono e che è mortale, se presa in ritardo. Allora, io non ho idee, nel senso, magari sono morti, noi non possiamo sapere ovviamente di tutto il mondo se sono morti o meno dei politici, non ne ho idea. Quello che posso immaginare è, al di là dei politici di basso rango, diciamo quelli che contano, sono gente di potere. La gente di potere ha accesso a cose a cui non abbiamo accesso noi. Allora, io sto dicendo una cosa molto banale, l'EMA ha già approvato ufficialmente ben due protocolli per la cura del Covid, non vaccini, per la cura del Covid. E se applicati, i dati scientifici lo dimostrano, se applicati per tempo, questi due protocolli non mandano nessuno in ospedale, non è che non fanno morire nessuno, non fanno arrivare nessuno all'ospedale. Immagino che chi ha potere questi protocolli li utilizzi tranquillamente, quindi eviti di avere ripercussioni dal punto di vista, diciamo, fisico per quanto possibile, no? Prendiamo l'esempio, non so, di Berlusconi. Berlusconi è un signore di 85 anni,
un altro signore al posto suo sarebbe crepato sicuramente. Non è che se la passi bene, però è ancora vivo dopo un anno che ha avuto il Covid. Sì, per fortuna, è ovvio, ma il punto è che le cure esistono e sono ufficiali, cioè non è una mia idea, una mia supposizione. Sono state ufficializzate all'ente per il controllo del farmaco europeo. Quindi si possono applicare. Il nostro ministero non ha dato nessuna indicazione in questo senso ai medici di base, perché devono essere i medici di base a farlo, e non ha dato nessuna indicazione in questo senso. Io personalmente, per quanto vale, conosco tante persone che chiedevano al medico di base: dammi qualcosa per essere curato, e il medico di base rispondeva: devi aspettare, devi prendere la tachipirina. Quindi l'esatto opposto, e queste persone poi sono finite in terapia intensiva e non va bene. Quello che sta accadendo non sono cose scientifiche, sono volontà politiche, cioè è la politica che sta scegliendo per noi, non c'entra nulla la scienza, sono tutte questioni politiche, perché la scienza, per quanto appunto può essere, non è dogmatica, la scienza è qualcosa di più complesso, per quanto sia qualcosa di più complesso, ha già dato alcune soluzioni, e queste soluzioni vengono semplicemente ignorate per volontà politica. Così come è politico il Green Pass, di cui noi stiamo parlando da mesi. Così come è politico l'approccio che impedisce adesso con il Super Green Pass a dei bambini di andare a scuola con l'autobus. Così come è politica la scelta di non fare i tamponi a chi si può ammalare, così come chi non è vaccinato, quindi vaccinati. Così come è politica la scelta di non voler sapere quanti tra i vaccinati hanno, diciamo, una copertura valida per poter stare nella società, così come ammettono loro. Così come è politica la scelta con cui un medico che fa il tampone ogni 24 ore non va bene, mentre invece un medico vaccinato che fa il tampone ogni 15 giorni può stare in corsia. È una scelta politica di fare ammalare i cittadini. È una scelta politica, semplicissima. Questo è quello che sta accadendo, amici, e questo è quello che stiamo combattendo. E vi ripeto, noi non siamo pochi. E soprattutto stiamo crescendo sempre di più grazie alle misure scellerate di un governo che ha smesso di parlare ai propri cittadini, perché non gli interessa parlare ai cittadini, ma loro gli interessa fare solo una cosa: parlare con le banche centrali, quindi con la finanza e quindi con dei soggetti privati. No, a loro non interessano più i cittadini. Avete visto quello che è successo ieri tra Macron e Mattarella. Ora, se noi avessimo dei comunicatori seri e avessimo una stampa vigile, noi oggi parleremo di un colpo di Stato. Un colpo di Stato travestito da accordo internazionale. Sapete perché un accordo internazionale, amici? Quello tra la Francia, quindi Macron e Mattarella? Io non direi tra la Francia e l'Italia, perché forse la Francia saranno anche d'accordo, ma io so che gli italiani sicuramente non sono d'accordo a vendere la loro Costituzione. Sapete perché un accordo internazionale? Perché nel 2017, 8 giorni prima che la Lorenzin imponesse il suo primo Green Pass, quello che è stato fatto nei confronti dei nostri figli, quindi imponesse 9, non 3 o 6 vaccinazioni obbligatorie, il governo Renzi introdusse una norma con la quale gli italiani, differentemente dagli altri popoli, non possono discutere sui trattati internazionali. Cioè noi non potremo mai fare un referendum contro quello che il monarca Mattarella ieri ha imposto agli italiani. E risolve Macron, no? Quindi noi non possiamo discutere questa cosa qui. E quindi noi non possiamo discutere il Trattato di Lisbona, che ci impone di mandare e votare dei parlamentari europei in Parlamento che non conteranno nulla, ma che saranno soltanto consultivi per la Commissione europea. Quindi loro voteranno chi? Gentiloni? Gentiloni con quale maggioranza è stato espresso? Con nessuna maggioranza. Le elezioni europee, se avete visto, avevano visto la vittoria del centrodestra al Parlamento europeo, non del centrosinistra,
e a me sembra che Gentiloni sia del PD. Vado a portare qualcuno che non fa parte di una maggioranza eletta in una posizione che deciderà per noi e che se ne infischierà del Parlamento europeo. Bene, oggi sappiamo che se ne infischieranno in maniera strutturale anche del Parlamento italiano e lo hanno fatto sotto i nostri occhi e noi a questo ci opporremo, li faremo cadere da questo scranno elevatissimo da cui si sono elevati e sarà un botto molto forte, amici. Allora, ci sono altre domande? Prego. Salve, la mia non era una domanda, era un'osservazione. Cioè, si è parlato tanto del virus, del Covid, ma secondo me il problema si può gestire molto bene, lo sappiamo tutti quanti, inutile dire quello che secondo me il problema vero sta proprio nel Green Pass. Cioè, loro non vogliono il vaccino per curarci, ma solamente per vogliono avere quella carta dove poterci controllare, perché voi sapete benissimo, forse non tutti lo sanno, che non è il Ministero della Salute che gestisce il Green Pass, ma il Ministero della Finanza, dell'Economia. Quindi secondo me potrebbe succedere questo scenario, che anche i vaccinati dal Siero Benedetto, come dice Fusaro, domani, perché non hanno pagato una multa, perché sì, per un qualsiasi cavolo di motivo si possono vedere bloccato questo Green Pass e quindi la loro libertà verrà finita. Quindi sarebbe forse bello innanzitutto capire se anche voi la pensate allo stesso modo e se è così divulgare pure questo scenario. Allora, sì, io sono totalmente d'accordo, quindi ripeto, le politiche per la gestione della pandemia non hanno nulla a che vedere con la pandemia stessa. Il Green Pass non c'entra con i vaccini, è un'altra cosa. Magari dico una cosa impopolare, ma bisogna smetterla di parlare di vaccini, sono un'arma di distrazione di massa, bisogna iniziare a parlare del resto. Ci sta passando un elefante davanti agli occhi mentre noi continuiamo a guardare un filo d'erba da una parte, perché quello ci fanno vedere. Questo paese si sta cambiando davanti, noi stiamo perdendo libertà civili acquisite con il sangue dei nostri genitori, dei nostri nonni. In Italia per legge stanno sparendo i sindacati, le nostre aziende stanno venendo saccheggiate letteralmente in questo ultimo anno e mezzo da multinazionali straniere, dalla finanza straniera. Noi ci ritroveremo in un mondo dove ci saranno meno persone che lavorano, dove ci saranno persone più povere e dove ci sarà meno possibilità di protestare per avere i nostri diritti. Il Green Pass è esattamente questo, perché quando, come ho detto prima, quando la pandemia finirà e noi ci sveglieremo, ci ritroveremo un mondo che non ci piace e a quel punto non avremo più la possibilità di poter protestare perché saremo messi all'angolo. È una questione unicamente politica, non ha nulla a che vedere con la scienza, è una questione unicamente politica. Ci sono altre domande? Le soluzioni, io non ho la palla di vetro e non sono un santone, quindi non ho soluzioni. Le soluzioni vanno cercate anche collettivamente. Il modo per trovare soluzioni intanto è conoscere i problemi. Io credo che eventi come questo di stamattina, come gli altri che vengono organizzati qui ogni settimana e nel resto d'Italia, servono per affrontare i problemi, per discutere. C'è una parola che a me non piace tanto, gli anglicismi non mi piacciono molto, che si chiama brainstorming, dove tutti parlano e dalle idee collettive esce fuori l'idea giusta. Ecco, è come se fossero queste manifestazioni, questi luoghi di incontro dei giganteschi brainstorming che vengono in continuazione in tutta quanta l'Italia. E vedete che prima o poi qualche idea giusta verrà fuori. La cosa importante però è avere idea, avere la coscienza che chi ha in questo momento il potere vuole che noi ci dividiamo sempre di più, non solo ci dividiamo tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra, ma anche chi sta dall'altra, ovvero chi protesta, chi dissente, si sta dividendo al proprio interno. La cosa
cambiato assolutamente e vedere continuazioni e manifestazioni organizzate da quello a cui quell'altro non partecipa perché non vuole, perché c'è quella persona X, di vedere singoli soggetti che cercano di impadronirsi di un qualche cosa che non appartiene a loro, ma appartiene a tutti coloro che ti sentono, anche a coloro che non scendono in piazza ma che non sono d'accordo. Mi fa orrore vedere persone che preferiscono avere il potere su un piccolo gruppetto, e quindi il nulla, però sempre una forma di potere, che essere mischiati nella massa di tante persone che magari contano, però che sono tante, di un'enorme massa di persone. Allora, dobbiamo incominciare a capire che siamo tutti sulla stessa barca, sia noi che non accettiamo verità preconfezionate, sia coloro che invece questa verità l'hanno in qualche modo accettata. Siamo tutti vittime dello stesso sistema, perché alla fine tutti abbiamo un lavoro, tutti abbiamo una famiglia, tutti abbiamo una vita da portare avanti e meritiamo di portarla avanti nello stesso modo. E quel che sta accadendo non è una cosa che colpisce, come è stato giustamente detto adesso, non è una cosa che colpisce solamente chi oggi non è vaccinato, è qualcosa che colpisce nel profondo la democrazia. E purtroppo in questo momento ci sono poche persone che si preoccupano di questo, e queste poche persone devono portare il fardello anche per gli altri, e non devono biasimare gli altri, perché semplicemente gli è stato annebbiato il cervello. Allora, se non ci sono altre domande, io se posso dire una cosa, scusate, una cosa molto pratica, però io di lavoro faccio il giornalista d'inchiesta, e le cose che vi ho raccontato oggi le racconto in film e libri. Qui ho portato una serie di libri che sono in cui in molti di questi viene raccontato esattamente, ovviamente con molti più dettagli e informazioni, quel che vi ho raccontato oggi. Se siete interessati e volete il libro per la mia dedica, venite qui. E anche un'altra cosa, io, visto che penso che se bisogna combattere un sistema bisogna anche agire di conseguenza, e penso, come vi ho spiegato prima, che noi viviamo in un mondo di cui abbiamo perso il controllo. Noi viviamo attraverso lo schermo di un cellulare, attraverso lo schermo di un computer. La società è sempre più frammentata, perché vogliono frammentarci. E allora, piano piano, non è una cosa che, per quanto mi riguarda, è avvenuto nel corso del tempo, ho incominciato a agire di conseguenza. E i miei libri non si trovano su Amazon, non si trovano su nessun sito di e-commerce, non ho io un sito di e-commerce, non si possono trovare in libreria, perché penso che c'è bisogno di riacquisire il rapporto umano con le persone. L'unico modo per comprare un mio libro o un mio film è comprarlo da me, o in queste occasioni, o scrivendomi un'email alla mia email personale, e poi io vi rispondo per spiegarvi come si fa ad avere, e io di persona vado ogni giorno alla posta a spedire questi libri, con la dedica ovviamente, perché penso che bisogna riappropriarsi della socialità che si sta così tanto disgregando. Allora, se siete minimamente interessati a conoscere il mio lavoro, a sapere anche dei miei lavori futuri, se ovviamente avete la volontà, venite qui e lasciate il vostro nome e cognome e indirizzi email, e io vi contatterò e vi spiegherò come si fa a avere questa cosa. Scusate se vi ho detto questa cosa che può sembrare un po' commerciale, ma in realtà non lo è, perché io credo che bisogna fare dei gesti anche per cambiare le cose. Allora, io volevo interrompere un attimo Franco, perché vi voglio raccontare una testimonianza. Ciao cara, grazie per l'intervento. Allora, non è soltanto che Franco ci mette il cuore, ci mette il di suo, perché in questo mercato di prime donne che si sta cominciando a creare, c'è anche gente che va in piazza per guadagnare dei soldi e che chiede proprio delle tariffe. Allora, noi abbiamo fatto una scelta fin dal primo momento: questa gente l'abbiamo fatta rimanere a casa tranquillamente a riposare. Chi è venuto qui in piazza in qualche modo ha dato un contributo,
più che ricevere un contributo. E queste persone quindi non sono soltanto da, come diceva prima Franco, se avete interesse per il suo lavoro, no, bisogna premiare che cosa? La solidarietà che loro ci hanno offerto. E quindi la signora prima ci chiedeva quali erano le soluzioni che possiamo avere noi. Noi abbiamo una sola soluzione. Tra esseri umani c'è soltanto una soluzione, da che mondo in mondo. Inizia con la S, la solidarietà. Se uno ha bisogno, noi lo aiutiamo. E se siamo vicini, noi ci aiutiamo a vicenda. E se siamo comunità e arriva un predatore, fa bene attenzione ad attaccarci, perché noi siamo molti e non ci attaccherà. Quindi credo che sia importante non contribuire soltanto per un principio di vicinanza, di idee o che cosa, ma bisogna essere solidali e ritornare ad essere quello che non vogliono che siamo, una comunità, perché ci vogliono collettivizzare, ci vogliono far diventare dei consumatori, anzi, forse ultimamente non siamo più neanche dei consumatori, oggi siamo consumati, siamo delle cavie. Quindi complimenti a voi, perché siete questa parte della società che siete solidali. Continuiamo a essere più solidari con gli altri, continuiamo a occuparci degli altri, perché non servono le parole, servono gesti concreti di umanità. E il sistema l'avete già spezzato, amici, perché loro non hanno altro da fare che pensare a quello che fanno nello Green Pass da ultimamente, non so se ci avete fatto a caso. Abbiamo una manifestazione tra qualche ora ad Avezzano, Franco andrà all'Aquila e io sarò ad Avezzano. 3 ore fa è uscito un articolo su Terre Mazzicane che parla di un arresto e viene sgominata la banda dello Green Pass, cioè saremo noi. In realtà l'articolo non riguarda assolutamente noi, però così gli è piaciuto scrivere sui giornali per far confondere un po' di più le acque. Vi interessiamo, amici, soltanto per un motivo, perché noi siamo la maggioranza. Non credete alle panzane che vi dicono in televisione. Non avete visto una sola persona in piazza ad essere solidari col governo, semplicemente perché non c'è solidarietà col governo. Fatevi un applauso perché siete grandissimi e immensi. Grazie. La settimana prossima ci sarà la dottoressa Iannetti in piazza. Doveva venire Povia e stiamo cercando di raccogliere le forze per farlo venire, non sappiamo se riusciamo a garantire la presenza, ma sicuramente la Iannetti verrà. Il maestro Colombini, che voi tutti conoscete, invece ci ha dato disponibilità per il concerto a Pescara. Ed è un'altra persona che si presta completamente in modo gratuito, addirittura è lui che si paga il palco, addirittura è lui che si paga le spese. Guardate che livello di qualità le persone che ci stanno aiutando e il livello di qualità che avete voi. Grazie amici.